Buon pomeriggio dal campo del Bus 81, siamo con Stefano Civeriati dopo la bella vittoria, il bel 2-0 di domenica. Buonasera mister. Buonasera a voi. Ecco, io direi che questo Bus 81 mi sembra che in trasferta riesca forse a ottenere più risultati, non voglio dire esprimersi meglio o peggio, però a ottenere maggiori risultati rispetto magari alle partite casalinghe. Ma no, non credo, insomma in casa nella mia gestione abbiamo giocato una sola e insomma sappiamo tutti com'è andata. Direi che questa è una squadra che in questo campionato può giocare in casa e in trasferta allo stesso modo, e così è stato. Abbiamo creato in tre partite tantissimo, domenica scorsa col Mariano abbiamo creato 7-8 pale gol clamorose, domenica idem, quindi dobbiamo proseguire su questo, con questo spirito, migliorarci, lavorare e domenica prendere ogni domenica, tanto queste sono partite che si possono vincere e perdere con tutti, noi e gli altri, quindi dobbiamo prepararci bene, cercare di far bene, non credo che la mia sia una squadra da trasferta assolutamente. Domenica arriva una partitissima, insomma arriva il Verbano, tutte e due le squadre sono ad inseguire in questo momento la Castellanzese, due parole ci vogliono. Sì, sicuramente sarà una partita tosta e impegnativa per noi, per loro, però non credo sia una partita decisiva per quello che sarà l'esito finale. A livello di morale probabilmente sì, per le festività dico, però il campionato è lungo, è ancora troppo lungo, però ripeto, noi dobbiamo proseguire a lavorare così durante la settimana e a fornire prestazioni, come parlo della mia gestione, quindi di queste tre gare che io ho visto, e devo dire bravi i miei ragazzi. Ecco, un'ultima battuta, ci vuole un ragazzino del 2000, Filippo Migliorati, a 2001, ha parato un calcio di rigore, insomma una battuta ci vuole. Che deve stare coi piedi per terra e basta, l'unica battuta che posso dire, deve stare coi piedi per terra, lavorare anche lui tanto, ha un preparatore dei portieri che gli può insegnare, è importante, lavorare con i grandi gli può far bene, però deve... A me quando ero ragazzino dicevano bisogna volare basso, lui deve volare basso, ha qualità, sta facendo bene, merita di giocare, io non guardo la carta d'identità e vedremo. Okay. Grazie mister, arrivederci. Grazie.